E per noi la seconda edizione di Valencia in Festa, un'iniziativa culturale nata lo scorso anno. Lo scorso anno gestivamo un parco chiamato Parco delle Rimembranze. Quest'anno abbiamo stravolto l'organizzazione, abbiamo modificato totalmente il target di riferimento dell'iniziativa. Abbiamo coinvolto le famiglie, abbiamo coinvolto i giovani, abbiamo coinvolto anche i più grandi. Siamo riusciti a far uscire di casa anche gli anziani e questo ci rende veramente orgogliosi perché sono stati giorni abbastanza densi, abbastanza pieni di ospiti a livello nazionale e non solo. Abbiamo ospitato a Vibo Ismaella Valdera delle Iene, abbiamo ospitato a Vibo Pino Masceri, abbiamo avuto con noi Pino Aprile, scrittore famosissimo del Centro-Sud, abbiamo avuto con noi Diego Fusaro e questi sono alcuni dei nomi che abbiamo potuto ospitare all'interno dello splendido Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia che ci ha concesso il comune per ben 4 giorni. Speriamo, anzi promettiamo una terza edizione, la stiamo già programmando, abbiamo già qualche idea. E per questo speriamo di riproporla sempre in una maniera più vicina ai cittadini per poter dare loro la possibilità di passare delle serate diverse all'interno di questo territorio.